Grazie, ciao ragazzi, bentornati sul canale. Buon anno, Happy New Year. Mi dispiace di non avervi fatto gli auguri, ma influenza a non finire tra me e mio figlio è stata veramente, diciamo, delle vacanze pessime, o comunque un Natale pessimo, tra virgolette, e un Capodanno ancora peggio. Vabbè, comunque, a parte questo, io spero che avete passato il Natale in compagnia, insomma, dei familiari, delle persone a voi care, e soprattutto che sia andato tutto bene, la chiusura del vostro 2016 e che il 2017 sia iniziato con il botto. Me lo auguro per tutti voi. Nulla, questo video l'ho, diciamo così, architettato, tra virgolette, al volo. Era già programmato perché mi sono lanciata in uno swap. Lo swap è, per chi non lo sapesse, scambiarsi cose o a tema o qualsiasi o a fantasia, dipende anche insomma, dalle esigenze dell'altra, non tanto esigenze, ma anche magari. Non so cosa piace di più, cosa piace di meno, insomma, per non regalarsi a vicenda cose che magari non piacciono. Io mi sono convinta alla fine, ero un po' restia, un po' per il tempo, perché con Amazon e tutto il resto, presto ricomincerò anche a spacchettare. Ce ne sono molti di meno di pacchi per alcune regole che Amazon ha imposto, ma questo poi ne parliamo in un altro video. Quindi dicevo, sia per il tempo, un po' per altre cose e perché avevo avuto una brutta esperienza con una pagina degli swap su Facebook dove io ho spedito, però il mio pacco sicuramente è arrivato perché mi è arrivata la conferma di ricezione, la persona ha negato e il suo pacco a me non mi è mai arrivato, quindi ero un po' restia a rifarlo. Anche se questa ragazza, devo dire, è prima di tutto gentilissima, ma forse la cosa più che spicca tra le tante è pazientissima. Non so quanto tempo gli ho fatto perdere dicendo oggi, domani, è dolcissima, anzi, io la ringrazio. Adesso vi dirò tutto. La ragazza in questione si chiama Clara. Clara, ti voglio dire grazie veramente di cuore per la tua pazienza e per come hai affrontato tutto il resto, che adesso vi spiegherò. Siccome che questo pacco appunto ci eravamo organizzati di mandarlo prima di Natale, solo che poi io sono stata male sia prima Natale che a Natale, durante le feste e proseguendo andando avanti. Quindi la ragazza poverina si è messa paura, ma anch'io forse avrei fatto così sicuramente avrà pensato male di me che non avessi spedito il pacco o quant'altro, perché lei appunto mi aveva detto che aveva spedito e io ho ritardato a spedire. Anche se le mie intenzioni erano buone, era di spedire il 21 dicembre, se non sbaglio, quando proprio ho scritto la letterina. Solo che poi, tra un casino e un altro, non ho avuto tempo, poi mi sono ammalata, prima io, poi mio figlio, lo ripetiamo, e quindi niente, non ho fatto proprio in tempo. E la ragazza che aveva già spedito, quindi Clara aveva già spedito, secondo me si era un po' spaventata dicendo questo mi dà la sola. No, Clara, assolutamente non sono il tipo da sola, piuttosto dico di no, punto e fine, ma non mi permetterei mai. È solo che appunto ho avuto un po' di problematiche, non un'infezione, un'influenza intestinale proprio da capocollo. Vabbè, a parte questo, la voglio ringraziare veramente tanto per la sua pazienza e per aver avuto fiducia in me, per aver atteso e aspettato. Questo è il suo pacco, quello qui, e sono stracuriosa di sapere appunto cosa c'è dentro. Questa ragazza, Clara, ha una pagina Facebook, Aspettando il postino, dove fa scambi di swap e tante altre cose. Anzi, andateci a dare un'occhiata perché è molto molto interessante. C'è una presentazione molto chiara e limpida, e ha un canale YouTube sempre aspettando il postino. Vi metterò tutto giù nell'info box o passerà qualche cosa all'interno del video. Ora vediamo come lo editerò. Quindi andateci a dare un'occhiata perché è una ragazza
a parte paziente, ma anche molto dolce ed è precisa. Anche quando ha chiesto lo swap è stata chiara fin dall'inizio che cosa ti piace, quello che non ti piace. Lei ha detto quello che piace a lei, quello che gli piace, perché come dicevo prima è meglio ricevere uno swap con delle cose che magari tu sfrutti piuttosto che le devi... Non so, le prendi, le vedi, le butti, cioè è peccato perché la persona ha speso soldi per inviarti il pacco ed è veramente una cattiveria dire sì sì, manda quello che ti pare e poi insomma non usufruirne. Quindi io mi appresto ad aprire il pacchetto, non vedo l'ora. E come dicevo è molto selettiva, cioè selettiva nel senso ti fa delle domande precise, quello che vuoi, quello che ti piacerebbe, eccetera eccetera. Il pacco è arrivato oggi che giorno è? Oggi è mercoledì 11 gennaio, sono le 6:07 da me, spero di caricarlo presto questo video. Io apro il pacco, ecco, vedi, lei ha fatto tema Natale mentre io non ho messo niente praticamente di Natale, credo che, a parte che non avevo un granché di Natale, comunque, ma è il primo, ho voluto fare il primo per prova, credo che ne farò altri, chi lo sa, ma comunque con Clara ne vale la pena perché... Già che ha avuto tutta questa pazienza con me, già la premio in partenza dicendo Clara, facciamo un altro swap. Allora, apriamo. Poi la cosa bella è che lei comunque collabora con tante ragazze anche dell'estero, da tutto il mondo, ecco. Cominciate a vedere qualcosa di Natale, lo so, non siamo più in tema Natale, però... Ciao! Allora, abbiamo un pacchettino... Oh, guardate. Però voglio prima tirare... Ah, la letterina. La letterina, se permettete, me la leggo per conto. Ah, vabbè, però... Aspetta. Edi, ciao, questo è il mio swap per te. Spero che potrai usare tutto e che io abbia azzeccato sul tuo stile. Ok, ha messo anche delle cosine per il bimbo, quindi mi devo rifare in qualche modo per un altro swap un po' più specifico. Me la leggo con calma dopo. Ragazzi, è pieno di roba e non merito nemmeno la metà probabilmente. Facciamo così, apriamo uno alla volta. Abbiamo questo con il cuoricino a mollettina, vedete? Poi... Allora, tagliamo, però non voglio tagliare la bustina. Carina, carina. Un po' di esco. Oh, sì, a tema Natale. Mi dispiace che sia arrivato adesso. Guardate che bello. No, dai. Bello, ma questo io lo attacco, mi sa, lo stesso, fuori. Guarda che bello, ovviamente c'è il sonaglino, è un gufetto, una civetta, mo. Non lo so, guardate che carino, troppo bellino, poi mi piacciono queste cose, guarda. Quindi, primo pacchettino, poi notare anche appunto la pinzetta, diciamo, col fiocco di neve. Andiamo avanti, queste sono tante cose ragazzi, cioè io spero che non vi annoierete, ma guardate, magari manderò avanti per scartare. Poi ho queste bellissime, mi piacciono tantissimo, le farfalline, quelle che si attaccano, le decorazioni. Allora, una, due, non so se ce ne sono altre, belle. Questa rainbow, insomma, rainbow colorata è stupenda. Non so se i colori rendono, spero di sì. Anche l'altra è classica, ovviamente bianco e nero, uno stile molto più classico. Ok. Ah, c'è anche questa, scusate. Era incastrata. Eccola qua. Bella. Poi, vi faccio vedere le cose sciolte, va?
si attaccano. Ok, bello. E poi ha incartato tutto, ragazzi, con pacchetti, pacchettini. È stata proprio in un, non lo so, fantastica. Questo è un altro pacchettino bustina. No, non ci credo, dai. Guardate che belli. Poi manco a farlo apposta mi servivano, eh? Questi credo che siano per me. E questi per mio figlio. No. Per andare per terra. Come fai a sapere che mio figlio va sempre scalzo? Questi saranno un motivo in più per andarci tranquillamente. Grazie, guarda, veramente. Belli. Degli antiscivolo. Le bustine me le conservo. Oh, guardate questo. Questo rumore, sto tavolo rovina tutto. Angioletto. È una ragazza veramente precisissima. E poi ecco, è molto carina, è attenta a tutti i particolari. Oddio, no, troppo squiscioso. Voglio capire che cos'è. Cos'è? Scaldamani, no. Guardate che bello, credo sia una volpe. Può essere? Bello, guardate. Quante volte ho detto guardate? Guardate di nuovo. Non vedo l'ora di aprirlo per provarlo. Vi conservo tutti i sacchettini. Dicevo che è una ragazza appunto carinissima, precisa e attenta a tutti i particolari. Aspettate che ho visto qualcosa di meraviglioso, guardate. A me sarà perché mi piacciono le cose semplici, non sono una di quelle che va cercando chissà cosa. Assolutamente no. Belli. Ci sono dei fiori. No, questo non so che cos'è. Dovrò capire questi qui come funzionano. Ma questo però purtroppo lo devo rompere. Mi dispiace un sacco. Oh, mamma mia, che roba! Ah, sì! Quelle stupenda! Guardate! Quelle borse per la chiesa, per metterci, insomma, quello che vi pare. Non vi pare quella? A me pare quella. Capiente, guardate quanto è grossa, e poi dentro è foderata. Cioè, no, voglio dire, ragazze, parliamone. E poi questo sembra tipo stoffa, effetto stoffa, non so se riuscite a vedere. Comunque, bella, veramente bella. Per tutti i giorni quando vado a questo negozietto, che le buste loro fanno schifo. Ok, un Peppa Pig, caramello, stello, caramelle, delle caramelle, vedete? Dovrò provarle, anzi dovrò farle provare a mio figlio. Wow, che pacchettino, anche questo è molto bello. E questo qui mi dispiace perché l'ha legato talmente bene. Allora, devo andare a staccare questi fili. Guarda, preferisco rompere il pacchetto piuttosto che rompere la decorazione. Cos'è? Wilt Yamamai, crema mousse per il corpo. Wow, della Yamamai, Yamamai. No, Clara, guarda, veramente sei troppo avanti. Sei stata troppo generosa. Dobbiamo rimediare, eh? E voglio sentire. Sono curiosa. Guardate, effetto mousse. Mamma mia, che odore, ragazzi, mi dispiace che non potete sentirlo. Mamma mia, formidabile. Non vedo l'ora di usarla stasera. Un bel bagno e poi una spalmata di Yamamai. Lo conservo perché c'è l'omino qua, lo vedete l'omino? Ma che profumo che fa sta crema, pazzesco, una strisciata e mi sento tutto. Ok, poi, oh che carino questo. Guardate,
Allora, tramonta, se non mi taglia, ok, questo conservo che c'ha gli omini attaccati, l'angioletto e la renna, no vabbè, ragazzi, Chiara, io ti avevo detto di non mettere tanta roba, soprattutto roba che magari può costare, no? Credo sia un cream cheese lipstick rule, che poi mi piace, rosso, della Kiko. Cioè, il packaging, ragazzi, è stupendo. Guardate. Aspettate, non lo so manco aprire. Cioè, sono impedita, perché non lo so nemmeno aprire. Cioè, come si apre questo coso? Ah, ok. C'è scritto rouge, ma vi dà su un blu? Aspettate un po', a viola? No, viola per le scina, per no, per le scente, come si dice? Bello. Però perché c'è scritto rouge? Ah, crystal shell lipstick, ok, niente. È stupendo, solo che il packaging ci vuole un ingegnere forse per aprirlo, ma è qualcosa di meraviglioso, ragazze, meraviglioso. Chi ha questi tipi di lipstick me lo può scrivere nell'info box, se hanno azzeccato al primo colpo come aprirlo, o sono solo io quella impedita? Vabbè, Clara, veramente, guarda, dobbiamo cercare di fare un altro swap, perché mi sento veramente in debito. Ok, non è finito questo. Ok, carissimo. Oh, rossetto è fantastico, eh? Guarda, sono due. Cos'è questo? Oh, profumatore gel alla vaniglia. La profumazione per le case mi piace tantissimo. Mi piace anche i profumi. Si apre così questo, no? Come glassi. Mmm, che buono, sa tipo vaniglia e miele, può essere buono questo. Ok, non so dove, dai, apriamo questo qua, anche questo è molto carinissimo. Questo lo apro da qua, eh? Dovrò prendere, oh madonna mia. Ombretto istantaneo della Liabel. Anche qua, cioè, voglio dire. Però questo ombretto istantaneo non l'ho mai sentito, cioè, che si fa? Ah, vedi? 1, 2 e 3. Vedete gli step? 1, 2 e 3. Da provare, magari farò un video tutorial semplicissimo da applicare. Dr. Line, cioè fantastico. Poi i colori sembrano anche molto belli. Volevo aprirlo. Rompiamo i sigilli. Aspettate, aspetta un attimo, perché voglio rompere il sigilletto senza fare danni. Sì, sì. Ok, ok, un'applicazione praticamente. No, vabbè, cioè, questo non lo sapevo, vi giuro che non lo sapevo. Qualcuno sapeva di questa cosa? Praticamente ci sono tre colori, vedete? Questo che occhio, eh? Destro? Vabbè. Comunque, lo applicate così e tirate via e vi rimane tutta la scia dell'ombretto e dovreste avere tipo il trucco a posto. Cioè, fatto. E questo dovrebbe essere il risultato. Alla fine dello strofinamento della spugnetta, vedete? Fantastico, non vedo l'ora di provarlo. E i colori sono anche abbastanza carini, a dire la verità, hanno un bel tono, delle tre tonalità diverse, ma sono belle, sono belli. Ok, apriamo questo più piccolo. Il fiocchettino sempre di neve, questo è bello, mi piace. Ma veramente sono tutti belli, ragazzi. Io vi consiglio vivamente di fare uno swap con Clara, perché non rimarrete sicuramente delusi, deluse, e poi perché appunto è affidabile. Oh, che carini, un set di, suppongo, orecchini, sì. Ah, sono fatti di quel materiale gommoso, non caramelle, no, comunque tipo PVC,
Tipo, guarda che belli. A me piacciono molto questo stile così. Non vedo l'ora di provare anche questi. Vediamo un po' di rimetterli senza fare casino. Poi con questo, questa pietra, con queste pietre che fanno molta luce. Ok, allora tiriamo fuori gli ultimi pacchi, gli ultimi 4 pacchetti. Cioè, ragazzi, è tanta tanta roba. Mi dispiace, vi avevo detto di non fare, di non mettere tanto, almeno per il primo swap, anche perché uno per vedere un attimo. Allora, apriamo questo. Insomma, Charro, l'avevo già riconosciuto. L'avevo già riconosciuto dalle righe qui. Sì, guardate un po'. È una colonia per tipo acqua profumata. Madonna, buona. Veramente buona. Guardate. Mi dispiace che non potete sentire come si dice, il profumo. Ecco la... ok. Bellissimo, veramente sono contentissima. Non so quante volte l'ho detto e quante volte ho detto che bisogna rimediare. Ok, quest'altro pacchettino con un bel cupcake. Oh, magnifico, wow. Questo l'apprezzo sempre. Allora, è una maschera del viso, bella grossa anche, aloe vera, della Rossella New York. È bella grande, non ho mai visto delle maschere così grandi. E c'è tutto spiegato il funzionamento, un po' come, non so se vedete, ci sono i cuoricini che passano. Ok. E non vedo l'ora di farla, forse sabato la farò. Già sento il suo potere di rinfrescazione, il suo potere. Ok, apro questo. È tutto a tema Natale, ha fatto, cioè pazzesco. Beh, lo swap era di Natale, non si poteva fare differentemente. Ok, apro questo altro pacchetto. Questo è stato un po' maltrattato, questa scatola, avrà preso acqua. Guardate un po', aspettate che tolgo la carta della scatola e tolgo il prodotto da dentro. Sì, ha preso acqua, non so se dove l'hanno messo. Come si apre? Beyoncé, vedete? Ed è un schiuma detergente viso lenitiva. Ha un buon profumo, solo che ha perso un po' di prodotto. E vedete? Comunque, ha perso un po' di prodotto, mannaggia. Stasera lo userò e vedrò. Ok, l'ultimo pacchetto con il Babbo Natale, che è una mollettina, forse ce ne saranno altre, così. Oh, guardate il rossetto un po', si vede meglio? No, vabbè. Ok. L'ultimo pacchettino, vedi cos'è? Ah, no, vabbè, ok, sei un giochino per mio figlio. Sì, un coniglietto da fare in 3D, vedete che carino? Dietro ci sono tutti i pezzi da comporre, lo vedete? Insomma, dopo dovrò farlo vedere a Daniel e lo comporremo. Allora, ragazze, lo swap
è finito con questo bellissimo fiocco. La roba è veramente tantissima, lo so, faccio ridere, però mi piace. Chiudiamo gli occhi per un istante e pensiamo che ancora sia Natale, che ancora c'è questa magia nell'aria. Io ho ancora l'albero, figuratevi, vedi, mio figlio ha detto no mamma, togliamolo tra qualche giorno. Ok, mi ha mandato veramente tantissima roba. Io spero solo che rimarrai contenta della roba che ti ho inviato io, non è moltissima come la tua, però poi mi farai sapere. Clara, io ti do un bacio, ti ringrazio per questo magnifico swap, spero che presto potremo rifarne un altro. Io invece a tutti voi vi ricordo la sua pagina Aspettando il postino e anche il suo canale YouTube Aspettando il postino, sia il canale che probabilmente la pagina è molto più interattiva, ovviamente più presente il canale, lei carica tutti i video swap, collaborazioni, anche lei collabora con Amazon, quindi c'è tutta una serie di video, ma soprattutto di swap. Se volete vedere appunto con chi fa gli swap e che tipo di swap fa, andate a sbirciare nel suo canale perché troverete le risposte. Invece per quanto riguarda la pagina, è molto interattiva, è molto attiva, andateci a dare un'occhiata perché ne vale la pena. Vi lascio tutto giù nell'info box. Per questo video del 2017, come inizio finisce, io vi do un bacio e vi auguro una buona notte, un buongiorno, un buon pomeriggio, dipende quando guarderete questo video. Cercherò di caricarlo subito, sono 30 minuti, porca paletta, tra un po' cercherò di tagliuzzarlo un pochino, di velocizzarlo quando scarto. Clara, grazie ancora, un bacio.